ci sono i mezzi dell'AMA al lavoro, ci sono una manciata di operatori, 5-6 operatori al lavoro. Il parco è in poche ore tornato quasi in condizioni frequentabili. Tutta quest'area qui era completamente trasformata in un villaggio con tanto di strade, piazze, luoghi di incontro, moltissime unità abitative di fortuna. È stato tutto smantellato, stanno continuando a pulire e adesso incredibilmente, fortunatamente e normalmente vorremmo dire, è di nuovo tutto percorribile. Qui non si poteva non solo passare, ma non si poteva neanche filmare, non si potevano fare foto perché si veniva aggrediti dalle persone che si erano impossessate del parco, quindi queste riprese hanno un valore documentario doppio, diciamo, rispetto a delle normali riprese in un'area verde pubblica. Diciamo che la zona è già tornata in condizioni di usabilità per i cittadini, poi naturalmente per evitare che si ricreino nuovi insediamenti, cosa è necessario fare? È necessario un buon restauro della zona stessa in modo da renderla appetibile anche per i frequentatori normali di un parco, quindi anziani, mamme con bambini e quant'altro che si tenevano alla larga da questa zona. Se questa zona verrà frequentata dai cittadini, se la gente normale se ne riapproprierà, difficilmente poi verrà requisita di nuovo da persone che non hanno titolo ad abitarci.